Bentrovati nell'angolo dello sport. Oggi apriamo il nostro servizio con le Naiadi e con Vincenzo Serraiocco per chiuderlo poi con qualche notizia sul Pescara. Le Naiadi, da fabbrica di nuotatori, è diventata una fabbrica di scatole cinesi. L'involuzione è opera di Vincenzo Serraiocco, che sta dando il meglio di sé con il rischio di far esplodere a breve tutto il meccanismo posto in essere, e che se in un primo momento gli ha dato la parvenza di stare a fare affari e soldi tranquilli, ora dovrà vedersela con chi gli chiede conto dei soldi incassati e indirizzati verso non ben identificate operazioni. Mi spiego meglio. Secondo quanto acclarato dalla dottoressa Claudia Mariani, commissario giudiziario per il concordato preventivo progetto Sport Gestione Impianti SRL, il signor Vincenzo Serraiocco, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e della progetto Sport e della creata Sport Life, avrebbe ricevuto un assegno dalla regione. Perché avrebbe? Ha ricevuto un assegno dalla regione per 720.000 euro che dovevano servire a pagare i tanti creditori che da mesi aspettano di vedere onorate le scadenze della società che gestisce le Naiadi. Soddisfatti tutti quanti, perché dicono: sono arrivati 720.000 euro divisi a seconda le percentuali, diciamo, di crediti. C'era da sorridere per tutti, invece no. No, perché quei soldi, in un certo senso, sono scomparsi. Il commissario dottoressa Claudia Mariani ha dovuto precisare al giudice delegato, dottoressa Federico Colantonio, che la Progetto Sport, quindi Serraiocco, aveva disposto il trasferimento della quasi totalità dell'importo ricevuto dalla regione lo stesso giorno di accredito del bonifico. Cioè il bonifico non si è manco raffreddato, caldo caldo dalle casse della Progetto Sport è andato a finire dove? Punto interrogativo. I soldi sono svaniti, indirizzati presso chissà quale altra scatola cinese, e non è possibile, scrive la dottoressa Mariani, individuare il beneficiario dell'assegno. C'è da capire che l'assegno della regione è stato messo a disposizione della procedura per l'effettuazione di un primo riparto per i creditori, invece è stato utilizzato per finalità diverse di cui lei, come commissario, non è stata mai informata. Sembra un assurdo, però è successo. Risulterebbe che con molta, come si può dire, spavalderia, sentendosi sempre coperte le spalle da un suo angelo custode, o da un noto personaggio che a questo punto potrebbe anche sentirsi scocciato e stufo di proteggerlo, considerando che sia interessata anche ai suoi fantasiosi movimenti finanziari la Guardia di Finanza, ai suoi, parlo di Serraiocco, il quale Serraiocco avrebbe utilizzato la somma in parte con un assegno di 520.000 euro per un bonifico a favore di Sport Investment SRL. Sport Investment SRL, i cui soci sono Serraiocco, D'Orazio, Colaneri, Sarri, sempre i quattro moschettieri. Dovevano servire questi soldi a che cosa? Ad acquisire la piscina di Francavilla. Vi ricordate l'operazione di qualche settimana fa? Ma essendo questa operazione saltata per i nostri quattro moschettieri, dove sono finiti quegli euro, quei soldini? Inoltre, con molta disinvoltura, il dottor Vincenzo Serraiocco avrebbe emesso assegni circolari per 110.000 euro. Non si capisce bene a favore di chi, considerando sempre che i destinatari di quei soldi della regione, i creditori, non hanno ricevuto nemmeno un centesimo. Ma la storia non finisce qui. Ci sono società costruite ad hoc per utilizzare in modo improprio i soldi della regione,
e per far sì che venga svuotato di fatto il cassetto della Progetto Sport SRL in favore di chi? Di Sport Life, che incassa ma non paga e che porterebbe di fatto al fallimento della Progetto Sport. I beneficiari della Sport Life sono sempre gli stessi, ve li ricordo: Dorazio, Serraiocco, Colaneri e Sarri, che con un raro senso di ubiquità appaiono da una scatola all'altra, cioè sono sempre loro quattro. Quando la Regione farà l'appalto il prossimo gennaio, perché dovrà farlo, cosa faranno i soci della Life? Si presenteranno probabilmente per acquisire i diritti, che per ora appaiono nebulosi e distanti. E con chi? E con che? E con i soldi dei creditori. Tutto qui, facile. Passiamo un attimo al calcio. Pescara si prepara per il prossimo turno di Coppa Italia, domenica contro il Chievo a Verona, ma dare giudizi sul Pescara di oggi, per quanto visto contro il Pordenone, credo che sia piuttosto prematuro. Quindi trovo fuori luogo sia le esaltazioni, le esternazioni estremamente positive di Donatelli, un ex vice allenatore del Pescara ai tempi di Oddo, ma sia anche quelle così rassicuranti di Sebastiani, che dice, amore solito, che tutto sta a posto tutto. No, io credo che bisogna aspettare almeno un paio di settimane per poter dare un giudizio abbastanza reale su questo Pescara targato Pillon, sempre augurandoci che all'ultimo momento non ci siano delle variazioni di mercato. Ma se tutto dovesse restare così com'è, effettivamente Pescara non è male. Bisognerà vedere come reagiranno sul campo, e soprattutto i valori di una squadra si vedono sempre in rapporto alle altre, non è che sta giocando da solo il Pescara. Quindi Pescara potrebbe essere buono, ma non sufficientemente buono se le altre sono ottime. Tutto qui il discorso. Vabbè, ci vediamo qui. Un affettuoso abbraccio da Gianni Lussoso, come sempre. Un ringraziamento a Raffaele Gianzante. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.